Buongiorno a tutti voi. Per il ciclo Il Confronto vi proponiamo una serie di appuntamenti tutti dedicati alla sanità. Operatori, quindi medici, infermieri e chiunque in qualche modo sia legato a quel settore, e sindacati, ma soprattutto comitati a diversi livelli, coordinamenti nazionali, coordinamenti e comitati quindi regionali, ma anche singoli comitati. Insomma, iniziamo uno spazio dedicato alla sanità vista da chi la sanità la vive in prima persona, da chi la combatte e anche da cittadini normali. In questa puntata il Comitato Pro Ospedali Pubblici Marche si incontra con il Coordinamento Italiano Sanità Aree Disagiate e Periferiche, il CISADEP. Partecipano alla puntata Don Francesco Martino, segretario nazionale appunto del CISADEP, Carlo Ruggeri, presidente del Comitato Pro Ospedali Pubblici Marche, la dottoressa Beatrice Marinelli, figura tecnica dello stesso comitato. Io inizierei questo confronto appunto per vedere se andiamo d'accordo su dei punti per poi creare magari un qualcosa insieme, un percorso da condividere con i comitati nazionali, con comitati locali, ma anche con personalità che in qualche maniera hanno parole da spendere positive su una sanità, ovviamente cercando di avere un minimo di condivisione, no? Io penso che il discorso della sanità pubblica è una cosa che cioè, penso che ci accumuli a tutti quanti, a meno che non ci sia, che ne so, un comitato che difende il Sarafeli di Milano, ma allora è un altro discorso, ma io vorrei centrare. Noi stipendiamo solo gli ospedali pubblici. Ah, esatto, quindi mi sembra. Anche perché noi non abbiamo nessun interesse né nessuna voglia di entrare in ragionamenti che molto spesso abbiamo sperimentato, sono fatti soltanto a scopo di lucro e a scopo di interesse privato. Esatto, immagino che siamo anche d'accordo che tutti vogliamo, no? Che si rifinanzi, e che tutti i soldi dispersi. Sì, questo assolutamente, esatto. Guarda, perché se da un lato bisogna fare un'operazione verità, perché io parlando con il professor Spandonaro, o mentre avevamo degli incontri alla conferenza episcopale parlando sulla sanità, lui effettivamente sottolineava che parecchi miliardi si perdevano non per assicurare la sanità in Italia, ma per cose molto strane e per logiche particolari delle regioni e della conferenza Stato-Regioni. Quindi due cose, finanziamento del sistema sanitario e anche una certa revisione di una spesa interessata soprattutto nell'acquisto di beni e servizi non sanitari, a volte tanti sprechi nell'edilizia, appalti esterni che comunque andrebbero razionalizzati. Ecco. Ecco, e su quello guarda, poi magari ne possiamo parlare, e questo non è, ma diamo per scontato già che abbiamo fatto questo discorso, tanto io penso che siamo l'abbiamo già fatto, quindi era solo per dire che sono esatto, due linee di intervento. Quindi io penso che con te in questa primissima fase forse la cosa migliore è magari un'infarinata sulla vostra battaglia specifica. Il nostro obiettivo è focalizzato sulla sanità nelle aree periferiche e nelle aree disagiate. Primo affermazione, le aree periferiche non sono aree urbane dove la concentrazione della popolazione rende abbastanza agevole l'erogazione di servizi sanitari concentrati. Se siamo aree periferiche, il modello sanitario deve essere giustamente adattato alle singole aree periferiche e le aree disagiate, tenendo conto di tutte le peculiarità di queste aree, tra cui la prima è la dispersione territoriale delle persone, per cui ovviamente un servizio sanitario per forza di cose deve essere più dispendioso rispetto a un servizio sanitario organizzato in una città concentrata. Poi le comunicazioni, le infrastrutture, poi praticamente anche tutto quello che sono i servizi e anche la rete socio-economica dei territori. Cioè non può esistere una sanità basata essenzialmente su dei parametri numerici e soprattutto su una valutazione degli esiti o degli standard di qualità su prestazioni praticamente attese. Cioè nel senso che un sistema diventa efficace se fa 1000 piuttosto che 480, cioè, ma ogni situazione deve essere valutata in ragione delle singole condizioni dei territori, cioè questa è sostanzialmente la nostra filosofia di base che ci porta ad agire, a chiedere
la revisione del decreto ministeriale 70 lungo queste linee. Ok, poi magari entriamo nel merito di quello che avete elaborato nell'area disagiata, cioè quindi quegli ospedali che rientrano in quei parametri che semmai magari ci ricorderai, non so se sono strettamente solo Sì, mi nel. ricordo anche perché il decreto 70, ripetiamolo, è nato sotto il governo Monti. L'obiettivo del governo Monti era quello di tagliare la spesa e operare tagli lineari, non quello di garantire i servizi sanitari. E purtroppo per gli ospedali di area disagiata è stato fatto un mezzo pasticcio perché è stata presa prima una sperimentazione del Piemonte, corretta un pochino dalla Toscana, per cui è uscito un si può che dà libertà a tutte le regioni di organizzare questa tipologia, ma organizzandola, diciamo, in maniera molto originale e praticamente in una maniera a volte non sicura per quello che riguarda la tutela dell'emergenza urgenza e dei servizi reali da assicurare, perché ci sono delle regioni che hanno dato molto e delle regioni che hanno ridotto questi quasi a ospedali riconvertiti, insomma. Quindi il nostro problema era di configurare bene un servizio sanitario di area disagiata che potesse avere i requisiti della sicurezza dell'emergenza urgenza, assicurarsi una vera sanità sul territorio e di raccordo nella rete ospedaliera in una maniera efficace per i cittadini. Ecco, mi puoi entrare un attimo nei termini dell'area disagiata facendo qualche esempio? Cioè, come Allora, pensate un purtroppo ospedale di il. questi? Cioè, quali Allora, servizi? nell'area disagiata è un'area che presenta di per sé, almeno a livello teorico, dovrebbe presentare una situazione orogeografica abbastanza particolare, delle comunicazioni abbastanza difficili, dovrebbe presentare un'elevata dispersione territoriale e dovrebbe praticamente alla fine essere, secondo dice il decreto Balduzzi, praticamente distante almeno dai centri SPOC e hub del sistema sanitario regionale almeno 60 minuti. Però il problema generale è che qui non sono stati dei criteri univoci, sono stati dati e praticamente c'è stata una grande confusione, distanza dal centro di ospedale al centro di ospedale o da diciamo dal comune più estremo fino al centro, come anche praticamente la distanza può essere calcolata in maniera, cioè ci si è tutto impelagato in certe situazioni perché poi si dice che deve essere provata con perizie tecniche. Ecco, voi nello Ora, specifico come la definite? Cioè come l'avete focalizzata? Cioè voi questi parametri, no? E come li avete focalizzati poi? Quindi guarda, parlo del per vostro. noi abbiamo affermato il criterio della distanza media dei comuni dell'area orbitanti su un determinato presidio e poi praticamente anche in ragione delle condizioni di percorrenza stradale dovuta, diciamo, ai tracciati, alle conseguenze praticamente dovute alla meteorologia e a tutte le condizioni varie, insomma. Però noi dobbiamo dire anche la sincera verità, cioè praticamente i criteri del decreto Balduzzi sono criteri abbastanza stretti, anche se letti in un certo contesto possono comunque tutelare quasi tutte le aree di questo tipo. Però c'è un problema: quali servizi? Perché il decreto Balduzzi ha una carenza, non indica con chiarezza quali servizi ci debbano essere. Di fatto non esiste uno standard nazionale ospedale di area particolarmente disagiata, come per gli altri. Però noi dice, oltre a questo, diciamo che individuare per esempio un ospedale di base per un bacino di 80.000 abitanti è una cosa pressoché stupida, perché bisogna tener conto della tipologia di area. Perché un conto è l'area metropolitana e l'area urbana. Un conto è l'area extraurbana, un conto è l'area periferica e un conto è l'area extraperiferica. Se noi badiamo bene, gran parte della popolazione in Italia vive in aree che cosiddette periferiche, con dispersione di popolazione sul territorio e con servizi
praticamente dispersi sul territorio, per cui bisognerebbe fare un ragionamento ad hoc per ogni area. Non si può limitarsi a dire 80.000 80.000 abitanti, ospedale di base, 150.000 DEA di primo livello, 300.000 DEA di secondo livello. Bisogna guardare le situazioni, perché il problema è dare una sanità efficace ed efficiente ai cittadini che abitano soprattutto nelle periferie. Quindi noi abbiamo provato a studiare che cosa era necessario per l'area seggiatore. Non voglio dilungarmi perché i No, 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 documenti facciamo invece, te l'ho perché do... inviati, no? Sì, perché... Praticamente tutte le riflessioni che abbiamo fatto sui punti nascita, le riflessioni che abbiamo fatto sulla configurazione proposta dell'ospedale di area seggiata, che per esempio per noi comunque devono essere ospedali sicuri a livello di emergenza-urgenza, con tutte le consulenze necessarie, che ci devono essere comunque forse anche dei posti di lungo degenza, perché quello è uno dei problemi seri che noi praticamente rileviamo, come anche l'organizzazione dei 118, l'organizzazione con la continuità assistenziale, cioè tutte quelle cose che tu puoi leggere. Cioè noi abbiamo, è stato frutto di un lavoro, e come anche abbiamo cercato di avviare col governo una riflessione su quelle che sono le aree periferiche, Ecco, e scusami. anche sul fatto di come rendere sicuri i punti nascita con meno di 500 parti, mettendo la rotazione del personale medico per garantire la necessaria preparazione, la necessaria, diciamo, aggiornamento, la continua, diciamo, formazione, con un centro hub di riferimento più grande, insomma. Perché giustamente è chiaro, ti fanno le obiezioni, ma un punto nascita con 250 parti non è sicuro, perché c'hai poca manualità, c'hai poca, diciamo, aggiornamento, poca professionalità. Beh, lo metti in rete, maggiorando l'incarico, ma maggiorando praticamente l'organico di un centro hub, e riesci comunque a garantire queste cose. L'importante è che tu garantisca tutti i presidi tecnologici, i presidi di sicurezza, i requisiti strutturali per garantire, per esempio, il parto in queste zone. Cioè, noi ci abbiamo lavorato tanto in questi Ecco, anni. Don Francesco, scusami, prima di entrare nei dettagli, poi ti passo qualcuno dei nostri, che noi diciamo abbiamo fatto un lavoro in qualche modo, cioè abbiamo unito proprio, cioè siamo riusciti in qualche modo a tirare in maniera schematica, no? Un ragionamento che poi in realtà è profondo, però cioè, siamo riusciti a creare dei punti che riguardano un po' tutta la nostra regione. Ma prima di fare parlare uno dei nostri, ti chiedo per completare, diciamo, il ragionamento, poi che passiamo la parola al nostro presidente, cioè, mi fai un esempio pratico? Prendiamo un ospedale, quello più disagiato in assoluto, no? Uno montano, diciamo, o semimontano, insomma, uno di questi ospedali che vivono, diciamo, il disagio più degli altri. Mi racconti, cioè, se avete elaborato questo, cioè, quali sono i servizi? Cioè, pronto soccorso, Beh, primo allora guarda, intervento, cioè, mi innanzitutto, fai un allora esempio? cominciamo. Innanzitutto non si deve parlare di punti di primo intervento, ma si deve parlare necessariamente di pronto soccorso di base. Pronto soccorso di base con posti di astanteria e con le consulenze H24 di chirurgia, ortopedia, anestesia e rianimazione, medicina interna e cardiologia almeno. Poi, ovviamente, il reparto di medicina generale, meglio medicina interna, come previsto, con un minimo di 20 posti letto. E poi praticamente anche per noi in aggiunta va mantenuta possibilmente una chirurgia in day o week surgery. E possibilmente vanno anche te, va, 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 ma, andrebbe mantenuto un servizio materno-infantile costituito da un servizio di ginecologia e ostetricia e un servizio di pediatria, per dare almeno una risposta efficace ed efficiente a quelle che possono essere anche le problematiche in pronto soccorso. Ovviamente questi servizi devono dare anche supporto possibile al pronto soccorso, perché l'area disagiata è un'area in cui ti può capitare di tutto. Può arrivare il bambino, può arrivare, diciamo, la donna gravida con dei problemi, può arrivare, diciamo, il caso ortopedico. Deve dare almeno una prima risposta. Ovviamente il compito non è di fare le cose che un ospedale più complesso può fare, ma almeno garantire una prima stabilizzazione del paziente, la cura dei casi curabili in loco ed eventualmente, diciamo, la messa in sicurezza del paziente e il trasferirlo presso un centro un pochino più importante. Ecco. Lu Cioè, questi sono i principi. Ovviamente deve essere dato dei servizi di base, laboratorio analisi,
radiologia, TAC, e soprattutto insistiamo noi la necessità di una lungodegenza. Perché uno dei problemi seri, anche se la lungodegenza è riabilitativa, è che purtroppo noi abbiamo una situazione di pazienti abbastanza anziani in queste aree che non possono essere strettamente dimessi o curati strettamente in un RSA oppure diciamo in posti di bassa complessità. A volte abbiamo dei casi riacutizzati, che ti devo dire, per esempio anche la cura di un post-ictus che si riacutizza, abbiamo bisogno anche di strutture dove tenere un pochino in sicurezza il paziente. Ecco, questo è il ragionamento che noi avevamo proposto come uno standard minimo. Ovviamente poi le regioni possono implementare queste cose con altre attività. Per esempio è chiaro che l'ospedale di Area Saggiata deve avere un servizio di emodialisi, perché trasferire i pazienti dializzati in queste condizioni a centri più grandi diventa un po' veramente tragico certe volte per le comunicazioni, per tutte e anche per la vita stessa dei pazienti. Come anche, diciamo, se ci sono altre possibilità, sarebbe bene anche garantirle. Ecco, ma tutta una logica di rete e anche con la rotazione del personale dall'ospedale o SPOC di riferimento. Non so se mi sono spiegato, per l'area disagiata, ecco. Ecco, l'ultima domanda e poi passo la parola a uno dei nostri. Avete fatto un conto, non so se l'avete fatto, all'incirca in Italia quanti ospedali rientrerebbero strettamente nell'area quindi disagiata? Più o meno, cioè, o Guarda, qualche esempio regionale. se noi applicassimo praticamente i criteri tenendo conto delle condizioni particolari di area, io credo che, a parte il fatto che noi dovremmo riaprire diversi ospedali, caratterizzandoli però con tutti i servizi essenziali necessari per il territorio, penso che minimo un 120-130 ospedali. Ah, quindi praticamente, ok, rientrano molti ospedali. Ok, hai qualche Rientrerebbero esempio molti ospedali specifico in una perché regione, non diciamo, so? ti faccio un esempio: per Sì. l'area disagiata devi considerare anche le zone terremotate, chiaro? Per Certo. l'area disagiata devi considerare anche le isole e le piccole isole, chiaro? Per l'area disagiata devi anche considerare, e poi tieni presente che non è soltanto un problema di area disagiata, è anche un problema che la periferia è stata spogliata troppo di strutture che servivano dei territori. E sai cosa si è verificato? Chiudendo le strutture ospedaliere, sono morti anche i servizi territoriali. Certo. Questo è quello che abbiamo sperimentato, perché è una filosofia dire più territorio, meno ospedale. Sì, tu fai l'ospedale in un certo modo, riorganizzalo e potenzia il territorio, ma un presidio ospedaliero che sia di sicurezza, di emergenza, urgenza, ci vuole comunque anche per garanzia dei servizi territoriali, perché a me che è successo? Chiudendo le parti ospedaliere sono venuti a mancare gli specialisti del territorio. Ok, allora io adesso darei un attimo la parola al nostro presidente, che così ce lo conosci, e, partendo diciamo, ovviamente da un lavoro che noi abbiamo fatto regionale, no? E vediamo poi appunto come si può, cioè, vediamo, insomma, dialoghiamo, raccontiamocelo e discutiamo su questo. Poi dopo parlerà Beatrice. D'accordo. Ok, Carlo Ruggeri. Dunque, Francesco, noi siamo un comitato regionale, Sì, vedi. quindi solamente la regione Marche, non è che abbiamo un'estensione nazionale. Sì. Però siamo nati 2 anni fa, ci siamo costituiti come comitato regionale 2 anni fa, eravamo 3 comitati e siamo arrivati quasi a una ventina di comitati, no? Che Bene. abbracciano tutte e 5 le province della regione Marche, che c'è 5 province della regione Marche. Benissimo. Quindi all'interno di questo comitato regionale noi abbiamo tutte le sensibilità del territorio, no? Dalle aree disagiate alle aree, diciamo, cittadine, alle aree della costa, Sì, al quindi medio rappresentate la e regione, insomma. sottoterra, no? E ci siamo costituiti, appunto, come dicevi tu, a seguito delle conseguenze di questa legge Balduzzi-Lorenzin, no? Che ha poi fatto chiudere un sacco di ospedali, insomma, no? Sì. Negli ultimi, no, centinaia di ospedali chiusi negli ultimi 8-10 anni. Sì. E la situazione nelle Marche era diventata disperata, come sarà disperata chiaramente nelle zone vostre, e a questo punto eravamo comitati provinciali, abbiamo deciso di avere maggior forza e quindi ci siamo costituiti in comitato regionale.
Stiamo Sì. dando parecchio fastidio al potere regionale, E perché farebbe bene a darlo. diventiamo sempre più forti con parecchia gente che comincia ad avvicinarsi a noi. Sì. E per unire questi 20 comitati provinciali, noi abbiamo dovuto darci una regola, Sì. una specie di linee, abbiamo buttato giù delle linee cardine che si basano su quattro punti, quindi in pratica in mezza paginetta A4 sarebbero queste linee cardine, potrebbero essere elencate in mezza paginetta A4, quindi per essere molto semplici, no? Queste linee cardine hanno non solo mantenuto il Comitato Unito, ma hanno incrementato ancora di più i comitati, quelli locali, che si sono uniti al Comitato nostro. E noi stiamo molto rigidi a mantenere queste linee cardine, perché chi è che non rispetta, chi è che non è d'accordo sulle linee cardine, giustamente non può partecipare al Comitato regionale. Ecco, queste quattro linee cardine ci hanno unito e ci stanno rafforzando sempre di più, no? E te le elenco velocemente. Innanzitutto, la contrarietà assoluta agli ospedali unici provinciali e regionali, Bene, questo siamo perfettamente d'accordo. che sono quelli che poi che mangiano tutti gli ospedali del territorio, compresi quelli delle aree disagiate, perché li ridimensionano in maniera forte, e che poi spingono verso gli ospedali e la privatizzazione della sanità. Per forza si va sulla privatizzazione della sanità, quindi c'è un no assoluto agli ospedali unici provinciali e regionali. La sanità deve essere policentrica, deve essere diffusa nel territorio, la sanità ospedaliera. Primo punto. Secondo punto, gli attuali ospedali, non so se quelli delle zone disagiate vostre sono ospedali, diciamo, anche se ridimensionati, però ospedali Sono non. parvenze di ospedali. Ecco, gli attuali ospedali, se ancora uno è un ospedale funzionale in pratica, no, anche se ridimensionato, secondo noi devono essere mantenuti e potenziati. Cioè, in questa genericità del punto ci stanno molte cose in pratica, no? Nel senso che se un ospedale di area disagiata è ancora ospedale, nel senso che non è stato chiuso ufficialmente. Per noi non solo deve essere mantenuto, ma de deve essere potenziato. Cioè, è generica la frase perché è difficile stabilire. Sì, Poi perché ne parliamo. ogni territorio ha le sue peculiarità, insomma, da Sì, cui appunto, ne partire. parleremo sul discorso di area disagiata. Già avete fatto accenno voi, no? Ma ne parleremo magari in seconda battuta, dopo, più tardi, no? Io per illustrarti questi quattro punti. Quindi, secondo punto, hai capito che mantenuti e potenziati gli attuali ospedali. Benissimo. Terzo punto, devono essere riaperti gli ospedali che sono stati chiusi dal 2012. 2012, abbiamo messo 2012 perché sarebbe la partenza del decreto Balduzzi, insomma, no? È quello che poi ha dato disposizione di chiudere gli ospedali piccoli, insomma, no? Questi devono essere riaperti perché. Noi non è che arriviamo a spingere dicendo che devono essere riaperti quelli che erano stati chiusi negli ultimi 20 anni, perché dovrebbero essere riaperti una miriade di ospedali, no? E quindi anche quelli in pratica vicini alle città a questo punto, no? E Sì. quindi non arriviamo fino a lì, arriviamo che devono essere riaperti quelli che sono stati chiusi nel 2012, ma non riaperti totalmente, nel senso di chirurgia generale e medicina generale come erano prima. Ma riaperti parzialmente, cioè Secondo l'esigenza, insomma. dei posti letto di medicina per acuti, ma sempre nel sistema hub e spoke che dicevi tu, nel senso Sì. che il primario di questi posti letti per acuti deve essere nell'ospedale più grosso e poi si sposta il primario in caso di necessità, insomma, no? Sì. Quello che dicevi tu, insomma, per quanto riguarda anche gli ospedali di zona disagiata. Ovviamente. E riaprirli con posti letto di medicina per acuti, una chirurgia dei surgery e un punto di primo intervento, perché il punto di primo intervento è un punto di stabilizzazione e poi il cliente, una volta stabilizzato, viene Attento, spostato. attento sul punto di primo intervento, perché il punto di primo intervento, per come è configurato, è una struttura temporanea che può essere affidata anche alla gestione del solo 118 e può essere chiusa perché è una struttura temporanea e non ha poi le consulenze
necessarie per assicurare un pronto soccorso. Quindi, se ospedale, io ti direi di parlare di pronto soccorso di base, perché tra l'altro il Balduzzi dice che gli ospedali di Area Saggiata, in un capoverso nascosto che ho ritrovato, devono avere la stessa organizzazione come il pronto soccorso di base. Quindi io ti direi di stare a di correggere solo questa dicitura, perché il punto di primo intervento c'è soltanto il medico, che può essere un medico del 118, un medico dedicato, una piccola equipe, eccetera, eccetera, che però non è effettivamente un vero pronto soccorso. E come è organizzato? È transitorio. Vedi nel Lazio il casino che è successo ultimamente per la chiusura dei punti di primo intervento, capito? Cioè, No, stiamoci attenti, come dicevo. prendiamo come preziosa questo tuo consiglio, in pratica, no? Comunque, insomma, ci siamo capiti qual è Siamo capiti, l'ospedale. cioè, praticamente noi vogliamo, in fondo è meglio che parlare di pronto soccorso di base. Ecco, questo è quanto, Un insomma. soccorso di base. E il quarto punto sarebbe dedicato alle zone più remote, non disagiate, le più remote, quelle che stanno proprio ai confini, quei paesetti dei confini che ci saranno anche nelle zone disagiate, dove mettere una specie di edicola dove tenere un infermiere o tenere, questo ce Sì, l'hanno richiesto alle zone un più presidio, un remote. ospedale, c'è cioè un infermiere di comunità, diciamo. Un infermiere di comunità in maniera che in quel circolo di paesini delle zone più remote c'è un minimo di punto di assistenza, diciamo, di riferimento. Ecco. Questi Sì, sono i quattro punti. questo è praticabile, Ovviamente questo è già siamo stati praticabile. molto semplici perché è tutto qui, in questi quattro punti si regge il Comitato Regionale delle Marche. No, Quindi, vabbè, ma sono punti Sentendo condivisibili. quello che hai detto, fondamentalmente io dopo sentiamo anche la Beatrice, ma mi sentirei abbastanza allineato sulla vostra linea. L'unico problema che c'è, almeno nelle nostre zone, che come disagiati, si sentono molti disagiati, capito? Cioè, ci sono delle località titolari di ospedali che hanno anche delle vie di scorrimento veloci in pratica, non sono proprio quelle che, no, proprio, che si sentono tipo delle zone montane, no? Ci sono le famose comunità montane, no? Nei comuni, eccetera. Ognuno si attacca al discorso che è o montano oppure è in una determinata zona dove è molto inferiore come distanza ai famosi 60 minuti per arrivare a un pronto soccorso, che tutti si sentono disagiati. E questa è la difficoltà di andare a individuare le zone disagiate. Non è una difficoltà nostra, perché noi a questo punto ci va bene qualsiasi cosa, purché però questo è il punto. Sì, il punto è Secondo questo. punto, noi consideriamo disagiati voi delle zone disagiate in primis, ma non sono disagiati quelli delle grandi città e delle zone collinari a 20 o 30 km dalle grandi città. Non posso essere pieni di prove disagiati. Disagiati Perché c'è sicuramente un no. intasamento generale, capito, in questo momento, sia nelle grandi città, sia nelle zone. E quindi, in pratica, guardando dal punto di vista umano dei cittadini, sono tutti in un certo senso disagiati. Ma sicuramente, Allora guarda, noi. loro vivono un pochino sulla pelle il malfunzionamento dei sistemi sanitari regionali e quindi anche vivono anche sicuramente sulla pelle un certo taglio di servizi che si è verificato. Ora, secondo me, quello che è importante e prioritario è di ragionare in un'ottica di rete e quindi nella rete individuare i servizi più diciamo adeguati per ogni realtà. Però senti, guarda, c'è un problema che dobbiamo considerare. Noi abbiamo fatto una battaglia tremenda, sia col Ministero della Salute, sia anche scrivendo ai governatori, per far introdurre la revisione del decreto 70 nel patto della salute. Ci siamo riusciti anche noi, grazie alle nostre pressioni e anche grazie all'opera di tante persone che ci hanno aiutato, perché la scheda 15 prevede che la conferenza Stato-Regione si deve rivedere per revisionare il famoso decreto ministeriale 70. Quindi un altro problema serio per realizzare tutto questo, da che cosa dipende? Fare in modo che anche la Regione Marche cambi linea e si sieda al tavolo rivedendo la revisione del decreto 70 secondo queste indicazioni e cancellando
praticamente quei criteri rigidi di definizione degli ospedali, perché se no non andiamo avanti. Quindi io so che voi dovete votare, quindi secondo me dovete fare una forte pressione perché voi siete disposti soltanto a portare avanti chi porterà avanti la revisione del decreto 70 sugli ospedali, ma la revisione secondo quello che voi proponete, perché guardate, questo problema non è solo vostro, è un problema comune di tutti quanti noi. Però se noi non cominciamo ad aprire delle brecce, lo dicevo ieri ai comitati di Subiaco, se noi non riusciamo ad aprire delle brecce a livello regionale sulla revisione del decreto ministeriale 70, noi possiamo fare dei ragionamenti che poi puntualmente ci cassano o anche praticamente ci ostacolano. Quindi io vi direi anche questo uno dei punti importanti da Noi portare avanti. chiediamo, Francesco, chiediamo la revoca del 70 perché deve essere ripulito quasi completamente quel decreto 70, capito? L'abbiamo già chiesto al ministro varie Bene. volte, sia alla Grillo sia all'attuale Ora ministro. guarda, sappi che dentro il Ministero della Salute tu non puoi immaginare che cavolo di lavoro ai fianchi abbiamo dovuto fare per arrivare. Devi sapere che la revisione del decreto 70 era stata inserita dalla Grillo. Quando è caduto il primo governo, era stata cancellata nella bozza di agosto, era stata totalmente cancellata perché Urbani l'ha cancellata. Poi abbiamo avuto un incontro a ottobre, ci hanno preso per il sedere dicendo che era stata rimessa. Noi, andando a controllare bozza per bozza, alla fine, il mese di novembre, abbiamo fatto un casino epocale. Abbiamo convinto anche qualche governatore. Incredibilmente, abbiamo avuto l'appoggio pure di Rossi. Non so come siamo riusciti ad averlo. E praticamente è stato reinserito questo punto. Però adesso, fatto questo primo passo, bisogna ottenere risultati. Ora, se tu proponi l'abolizione, non ti danno retta. Tu devi cominciare a far crollare il muro aprendo una breccia. Dopo che hai aperto la breccia, potrà crollare anche il decreto 70. Sì, però il problema è che noi abbiamo questa visione più generale della regione Marche, capito Francesco? Sì. Voi ragionate in particolare mirato sulle zone disagiate, quindi Guarda, siete più revisione del importanti. decreto 70 è revisione di tutto il decreto 70. Ci siamo? E se noi riusciamo a spingere le regioni, e questo è il guaio, a modificarlo, noi possiamo ottenere molto. Io non parlo solo dell'area disagiata, non parlo solo del punto 922 ospedale di area disagiata, io parlo anche dei criteri per individuare gli ospedali in base ai criteri numerici 300.000, 150, 80.000. Se tu riesci a mettere lì diciamo un elemento che cambia l'ingranaggio, tu puoi lavorare benissimo anche nella tua regione, le Marche, per ottenere questi risultati. L'elemento è il bacino d'utenza di 20-25 mila persone, capito? Esatto, quindi anche là bisogna portare la battaglia della revisione del decreto ministeriale 70, hai capito? Nell'ambito del medio entroterra e dell'entroterra, ci bacini d'utenza di 20-25 mila persone andrebbero a coprire abbastanza bene la Esatto. situazione. E Ma allora deve essere portata avanti questa linea. ritorniamo alla, questo è il sistema che c'era prima. Prima che prendessero questi provvedimenti, c'erano i bacini d'utenza, no? Se vi ricordate, quindi avevano scelto un ospedale ogni 20-30.000, 25.000 persone, cioè erano Bisogna persone farlo sagge. riscrivere. Erano persone sagge quelle lì, perché nell'ambito di 20-25.000 persone il servizio può essere un servizio abbastanza valido. E io mi chiedo, se non chiedi la revoca della Balduzzi, come fai a fare una correzione punto per punto? È difficile, capito? È Ma difficile. innanzitutto, guarda, ci sono degli elementi del Balduzzi che possiamo anche lasciar correre, però possiamo almeno rivedere quando c'è la previsione degli ospedali, perché là, per esempio, già se tu correggi che per ospedale di base ci vogliono 25.000 abitanti, già hai ottenuto un risultato invece di 80. Abbiamo forse la fortuna di avere, ti dico la verità, ultimamente un governo che ci ascolta un pochino di più rispetto a quello che ci hanno ascoltato prima gli altri, insomma, no? Allora, o facciamo un primo colpo oggi o non lo facciamo più. Se tu ti presenti al tavolo di approvazione del decreto 70, questi non iniziano manco a discutere. Se tu invece vai con delle modifiche mirate, innanzitutto cominci a incrinare
Perché devi sapere una cosa, che questi, il decreto 70, non lo volevano nemmeno ridiscutere, per loro era il Vangelo. Ora loro ci risposero una prima volta, no, vabbè, ma noi cambiamo idea. Io ho litigato col segretario del ministro Speranza, Paolucci, dicendo, ma che me ne faccio io che tu cambi idea? A me non mi devi cambiare il che cosa mi devi assicurare, ma il come me lo devi assicurare. Il come è praticamente la riorganizzazione degli ospedali. Ora il problema che ti voglio dire è che là dentro tu puoi proporre quello, ma non ti ricevono perché devi sapere che per coordinare, ammettere soltanto la revisione del decreto ministeriale 70, ce n'è voluta, ma ce n'è voluta pure seriamente, perché sono 5 anni, 3 anni che stiamo, no, 3 anni, che stiamo rompendo le scatole unicamente su questo punto. Però adesso che abbiamo ottenuto, bisogna ottenere risultati ed ecco perché le amministrazioni regionali in questo momento sono decisive, per cui fate molta attenzione a chi andrà a gestire i prossimi 5 anni. Sì, no, vabbè, d'accordo. Ti posso venire anche incontro nel discorso, capito? Nel senso che se viene revisionato, bisogna vedere qual è il tipo di revisione. Bisogna Lo vedere so, qual ma è il tipo bisogna di spingere revisione. sulla revisione voluta. Chiaramente, diciamoci chiaramente, le aree disagiate sono quelle che sono più, no, disposte a revisionare, no? Diciamocelo Guarda, chiaramente, ti ma dico la noi verità, ci sono vari siamo più. problemi. No, Allora, il problema. siamo preoccupati che a un certo punto vengano trascurati tutti quegli ospedali che stanno diciamo nel medio, no, eccetera, che e anche nelle grandi città, e anche nelle grandi città quelli che sono intasati, perché c'è un intasamento spaventoso anche nelle grandi città, e siamo convinti che quelli lì devono ritornare ad essere degli ospedali umani, capito, Guarda, Francesco? Non allora ti puoi dico una tenere cosa. chiusi quegli ospedali, come per No, esempio no, nelle grosse. assolutamente. Assolutamente. Ti volevo dire solo una cosa. Io credo che, scusa se ti interrompo, io Prego. credo che nel momento che tu riesci a potenziare la periferia, decongestioni anche il centro. Nel momento in cui crolla la periferia, tu congestioni anche il centro. Questa è Esatto, un'idea, penso che sia chiara. siamo d'accordo, siamo d'accordo. Quindi, innanzitutto, il tuo lavoro. Non... Allora, che per esempio, sull'ospedale del DIA di secondo livello, io non mi appassiono tanto per come deve essere configurato. E nemmeno il DIA di primo livello. A me preoccupano gli ospedali di base e gli ospedali di area disagiata. Chiaro? Se Va tu bene. rimetti in funzione gli ospedali di base e gli ospedali di disagiata, rimetti in funzione i pronti soccorsi, tu di fatto decongestioni il DEA di primo livello e il DEA di secondo livello. Perché oggi la gente dove scappa perché non trova risposta? Scappa per esempio che ti odia Ancona, per farti capire, e intasa Ancona, anche con patologie che potrebbero essere curate nei piccoli ospedali. Ora, quello che bisognerebbe fare è chiaro che non, se è stato previsto già un DEA di secondo livello o DEA di primo livello, vuol dire che è un ospedale di una certa qualità, di un certo livello. Il nostro problema è riportare la sanità nelle periferie. Ora, non è solo l'area disagiata, perché per l'area disagiata loro non hanno chiarito un tubo, basta che chiariscono quel punto, ma quello che è importante è la revisione dei criteri per dare l'ospedale ogni 25.000 abitanti. Quello è importante. Sì, questo siamo d'accordo, infatti è quello. Vabbè, se revisione intendi questa cosa qui Questo del intendo come modello. revisione, chiaro. Certo. Intendo revisioni sostanziali, non correzioni di virgole. D'accordo, però come punti vedo che siamo abbastanza d'accordo. Per fare un unico ospedale per provincia, capito? È una cosa folle. Tu immaginati se ci fosse stato un unico ospedale per provincia adesso che abbiamo il coronavirus, sarebbe stato, no, un La centro fine della di sanità. infezione, no? Mentre Sì. adesso noi sosteniamo che se c'erano i piccoli ospedali, se li avessero riaperti anche adesso, lo potrebbe fare un governatore regionale, no? Sì, ma io ho letto delle cose assurde, come per esempio accordi con una clinica privata, lì invece di aprire l'ospedale pubblico, insomma, ho Dopo sul letto. privato ti parlerà Beatrice, che lei è una No, specialista. ma guarda, ti dico per me sono decisioni totalmente assurde, perché se tu hai le strutture, le rimetti in funzione e amen. E poi praticamente, vabbè, anche se io non... Praticamente qua i provvedimenti che hanno fatto sono solo emergenziali anche per l'assunzione di personale, mentre invece
andrebbero fatti assunzioni a tempo E quella indeterminato, era basta, perché ne un'opportunità, perché abbiamo poi un po' bisogno. di questo personale, Questo è un cioè, altro te lo problema potevi che, tenere un altro dopo, no? problema che le Marche hanno dei buchi enormi su queste problematiche. Gli sta fuggendo un sacco di personale preparato nelle Marche che viene invitato dall'Emilia-Romagna con posti a tempo indeterminato e stanno fuggendo tutti dalle Marche perché gli fanno dei contratti a tempo determinato, capito? No, manco, glieli fanno libero professionali, il che è ancora un'offesa, una presa in giro spesso, almeno da noi capita così, libero professionali, tutti i giovani medici stanno scappando. Ho capito. Però Dico due vedo che parole, vai Gaetano, Paolo, Bea, prego. vai Beatrice. Dico due parole perché poi tra 5-10 minuti io devo staccare purtroppo. Allora, i punti che ha illustrato il Presidente sono i punti che riguardano i punti cardine del Comitato a livello regionale. Poi noi chiaramente a livello nazionale, come ha detto bene il Presidente, abbiamo già inviato varie lettere al Ministro della Salute, prima alla Grillo, poi a Speranza. Ci sono stati dei contatti sporadici e superficiali, diciamo, non hanno poi portato a un filo diretto continuativo con il Ministero. In queste lettere noi abbiamo illustrato quella che è la nostra visione della sanità nazionale, che da quello che ho intuito corrisponde abbastanza, collima sufficientemente con la vostra, con quella del vostro Comitato nazionale. Quindi noi siamo chiaramente per, diciamo, l'obiettivo a cui tendere, secondo noi è senz'altro la revoca del Balduzzi, comunque una modifica sostanziale e profonda di questa norma concepita dal ministro del governo Monti. Poi siamo per il ritorno ad una sanità sul modello di quello della Tina Anselmi, quindi universalistico, equo, solidale, accessibile a tutti. Chiaramente questi sono obiettivi ambiziosi, no? Lo capiamo, però è anche Ma vero che erano gli obiettivi dell'833, erano gli obiettivi fondamentali dell'833 che vanno rilanciati. secondo me non possiamo perdere questa occasione, questo dramma che si sta consumando ai danni della popolazione e che vede come prima causa, prima ancora del virus, un sistema sanitario che è stato smantellato, depotenziato in modo vergognoso. Questo dramma ci sta offrendo però una possibilità, una grossa opportunità, perché il cittadino medio che non si è mai interessato di queste cose se non ci è passato sulla propria pelle, adesso sente in televisione queste cose, se ne parla, viene un pochino di più informato. Ormai tutti sanno che noi avevamo un sesto delle terapie intensive che avevano in Germania, ormai tutti sanno che da noi la spesa sanitaria pro capite era la metà di quelli di altri paesi avanzati europei, cioè queste cose che il cittadino prima non immaginava perché gli è stato sempre raccontato il contrario, è stato sempre raccontato che il servizio pubblico sanitario italiano era solo sperpero, solo sprechi di denaro, bisognava tagliare. Finalmente sta cominciando a capire che così non è. E quando c'è il cittadino, quando c'è il popolo dalla propria parte, allora si possono ottenere delle cose anche importanti che prima ce le potevamo sognare. Questo è quello che brevemente volevo integrare a quello che già ha detto il Presidente. Poi la questione della sanità privata, che è l'altro punto che a livello nazionale secondo noi è importante riportare sul tavolo. La sanità privata convenzionata, la sanità privata sostitutiva per noi non ci deve essere. E anche in questa situazione emergenziale stiamo assistendo a delle cose vergognose. Noi abbiamo subito come comitato un attacco feroce avanti ieri sera da parte del nostro governatore che a mezzo stampa, quindi su quegli stessi giornali che a noi danno pochissimo spazio, quasi mai spazio, lui è intervenuto in modo massiccio su tutte e cinque le province, spiegando tutte le forze comunicative che lui chiaramente ha e noi no, attaccandoci, dicendo che noi addirittura creavamo allarmismo. Perché creavamo allarmismo? Che cosa avevamo detto? Avevamo portato a conoscenza di tutti, anche degli amministratori disattenti, perché c'è da dirlo che sindaci, assessori alla sanità ci sono venuti di comuni con
ospedali importanti che sono stati depotenziati e non sono stati rifinanziati nemmeno in questa situazione d'emergenza, ci sono venuti dietro dopo che noi abbiamo portato alla luce queste cose perché loro stessi erano dormienti. Presidente Carlo Ruggeri lo sa, hanno fatto poi gli articoli di giornale venendo dietro alla scia di quello che ha scovato il Comitato regionale. Questa è una cosa importantissima che dovrebbe essere detta non solo a livello locale, ma a livello nazionale dai comitati della sanità, della salute, perché il decreto legge che ha fatto Conte il 17 marzo e che prevede la possibilità di potenziare gli accordi con la sanità privata, dice una cosa molto precisa. Dice che prima bisogna fare il massimo per potenziare le strutture pubbliche, quindi per andare ad aggiungere posti letto di terapie intensive, di reparti di malattie infettive e di rianimazione o comunque per acuzie legate al Covid, prima nelle strutture pubbliche. In seconda istanza, quando c'è questa impossibilità viene meno nelle strutture private già convenzionate, quindi utilizzando le risorse già messe a bilancio, perché ricordiamoci che c'è il blocco totale di tutte le operazioni, di tutte le prestazioni prorogabili. Quindi questi soldi stanziati per le cliniche private, non potendo le cliniche fare le operazioni, che sono state tutte posticipate, vanno rimodulate per fronteggiare a fianco al pubblico l'emergenza Covid. Solo se questo non è sufficiente si possono fare dei nuovi contratti di convenzione con le cliniche già convenzionate e proprio in ultimissima istanza fare dei contratti di convenzione con soggetti che non sono neanche che non hanno Accreditati. nessun e neanche accreditati. Noi abbiamo fatto una lettera simile di contestazione del fatto, e Gaetano pure ci ha messo pure il like sotto al coso. Il problema che voi segnalate è un problema comune. I governatori non sono i difensori della sanità pubblica e questo è uno dei guai tremendi che noi ci dobbiamo spaventare. Poi ti voglio dire anche una cosa, sì, guarda che io sono pienamente d'accordo con te. Per me il decreto Balduzzi io lo eliminerei domani mattina. Però praticamente bisogna trovare il modo per farlo saltare un poco alla volta. Questa è la mia idea. Ma voi, Francesco, scusa, tu sei del Molise? Sì. Del Molise. Leggevo l'altro giorno, io non conoscevo la situazione del Molise, poi lascio la parola alla Beatrice. C'avete tre ospedali chiusi e due semismantellati. Sì, noi praticamente abbiamo chiuso due ospedali che servivano delle aree importanti, nuovi, praticamente con investimenti di miliardi fatti pochi anni prima con rianimazioni efficienti, Larino, Venafro, e abbiamo avuto un ospedale Termoli chiuso per della gestione della nostra azienda sanitaria e del nostro governatore, quello di Termoli, dovuto a dei casi di coronavirus. E in più praticamente abbiamo il mio ospedale che abbiamo dovuto fare una guerra per farlo riconoscere l'ospedale di Isagiata, che giustamente te l'hanno riconosciuto di nome e ti hanno lasciato solo il nome, e abbiamo un ospedale come quello di Isernia che è stato ridotto e depotenziato e un ospedale regionale disorganizzato come il Cardarelli. Noi siamo spesi malissimo come sanità. Ah, quindi, però ve ne hanno chiusi tre da quello che leggevo dal Sì, 2012 in di fatti ce n'hanno chiusi 2,5, ecco. poi. Quasi tre, poi ne avete due semi smantellati e No, tutto sta abbiamo pensando. uno ridotto a un ospedale di praticamente E avete quasi di questo base ospedale e un unico, altro questo ospedale chiuso unico attualmente a per Covid. Campobasso, l'ospedale unico, no? A Campobasso c'è, a poca 500 metri di distanza, ci sta il Gemelli Molise SPA, che non è più Università Cattolica, una struttura privata. E poi praticamente abbiamo il Cardarelli che comunque presenta tante contraddizioni. Quindi riaprendo i tre ospedali e rilanciando i due ospedali semismantellati, voi avreste una sanità discreta a questo No, noi punto. avremmo un'ottima, una buona sanità che riuscirebbe a coprire tutte le aree territoriali della nostra È un regione. po' il Cioè, concetto fatti i nuovo. conti, praticamente 6 ospedali per 25, insomma, più o meno ci siamo, dai, anche siamo 300.000, ma più o meno ci siamo. Il famoso bacino d'utenza di 25.000 persone. Ho capito. Vai Beatrice, scusami. No, nulla. Quindi, ecco, secondo me la battaglia del momento nazionale potrebbe essere, giusto perché l'obiettivo deve essere mettere una breccia, accendere i riflettori su queste storture che stanno compiendo.
Cioè, noi abbiamo negli ospedali pubblici i letti ancora vuoti, i letti ancora vuoti su diversi ospedali, ne abbiamo contezza in modo preciso perché tramite la nostra rete regionale abbiamo accesso a queste informazioni. Ci abbiamo i posti letto vuoti e loro vanno ad attivare i posti letto con nuove convenzioni con gli ospedali già aperti con i posti vuoti, gli ospedali chiusi da riaprire. Gli ospedali da riorganizzare. Noi riorganizzando gli ospedali che già abbiamo nella rete regionale Marche, così come erano, diciamo, strutturati, organizzati 10 anni fa, avremmo 1.500 posti letto in più da utilizzare tra Covid e non Covid. Gli ospedali piccolini, noi abbiamo proposto più di un mese fa alla regione, riapriteli, mettete i non Covid, Sì, è mettete la un stessa cosa che servizio. abbiamo proposto noi, guarda, Quello ci che avete troviamo. proposto voi, uguale, e vengono fuori 1.500 posti già sostanzialmente finanziati perché rientrano nella struttura pubblica, quindi richiedono veramente degli interventi a livello di risorse molto contenute. Questo è un problema, secondo me, che va portato a livello nazionale, perché noi stiamo per attraversare una crisi economica terribile. Forse non tutti se ne rendono conto, ma le famiglie, le piccole imprese chiuderanno dopo questa Ma mazzata domanda, qui. ti voglio fare una domanda, ma voi a livello di incontro col ministero avete fatto qualche documento, li avete incontrati, avete avuto incontri, avete segnalato queste cose? Ma non ci hanno mai ricevuto. Noi con il ministero, noi non siamo mai stati ricevuti come comitato al ministero. E c'è stato solo un contatto tra il presidente e il segretario particolare del ministro diversi mesi fa. E poi abbiamo avuto. Come si chiamava questo segretario, quello che abbiamo incontrato pure noi? Non Si chiamava ricordo, Presidente. Patacca, del ministro. sentite, sentite, io che vi devo dire, se riesco ad avere un incontro con Massimo Paolucci, il segretario del ministro, segretario proprio segretario del ministro Speranza, io praticamente vi avviso, ci mettiamo d'accordo e vediamo di rappresentare queste Ma è il cose. fatto che bisogna che ci mettiamo d'accordo sui punti, capito, Francesco? E vedo che siamo abbastanza vicini, No, insomma. guarda, io ti dico una cosa, io vi accompagnerei in questa fase. Questo sarebbe il mio quarto incontro con questa persona, capito? Sarebbe il mio quarto incontro, quindi in questo caso vi accompagnerei per rappresentare voi la vostra situazione, insomma, che mi sembra che merita l'attenzione necessaria, perché ecco, te l'ho detto, si sta cominciando a lavorare sulla revisione di quel famigerato decreto. E allora bisogna anche queste cose, perché io ho incontrato anche la Sandra Zamba, l'altra sottosegretaria, in un'altra occasione, in cui noi abbiamo sottolineato troppo l'invadenza del privato nella nostra regione. Un'invadenza del privato, e anche diciamo che la nostra regione sta facendo praticamente, diciamo, delle manovre soltanto di a vantaggio solo delle strutture private, insomma. Quindi io dico che il problema c'è, quindi io posso sicuramente, allora sentite, passata questa emergenza purtroppo del coronavirus, perché adesso non ti danno retta, perché noi dovevamo avere un altro incontro alla fine di marzo, è saltato ovviamente, io posso impegnarmi a vedere se riesco ad avere un incontro per accompagnare voi, che vi devo dire, e voi Ma rappresentate voi il il problema. problema è che il Ministero sta dando le autorizzazioni alla Regione Marche per fare gli ospedali unici, capito? E già è avviata questa pratica. No, noi siamo disponibilissimi a parlare, Guarda, però ti devo se dire anche la cominciano verità. a dare gli appalti per gli ospedali unici, poi non è più neanche il Ministero può più frenare, è questo il problema. Ma guarda, secondo me dovranno ritornare indietro sulla programmazione sanitaria, perché da come so io, alcune cose grazie al Covid-19 stanno cambiando anche a livello centrale. Sì, Quindi ma adesso. devono bloccare subito il ministro, se tu hai occasione di parlarci col segretario, anche telefonicamente, devono bloccare subito ogni tentativo di fare gli ospedali unici, capito? In tutta Italia. Dobbiamo pensare anche all'Italia noi, capito? Anche se siamo regionali oppure no, settoriali, no? Tu Guarda, sei sto proprio per dire, allora, senti, rappresentativo. posso chiederti una cosa? Voi siete regione che non è in piano di rientro, giusto? Non ha? No. Voi siete regione fuori dal piano di rientro, giusto? Guarda, sì. Ecco. Allora, praticamente là c'è un famigerato tavolo, il tavolo per l'attuazione del decreto ministeriale 70
tra le regioni e praticamente tra la regione e i ministeri dell'economia e della finanza. Questo benedetto tavolo, a quanto mi risulta, ha i lavori sospesi da quando è cominciata l'emergenza Covid. Quindi non penso che le cose stiano andando avanti, a meno che il piano sanitario l'hanno già approvato ultimamente. Sì, il 4 di febbraio. Si sono Il 4 di sbrigati febbraio da tutti. è stato approvato in Consiglio regionale, giusto? Sì, Sì. sì, sì. Beh, allora ci sarà tempo, perché prima che ci sia la validazione del Ministero passeranno 6-7 mesi a causa del Covid. Il piano deve essere validato da questo tavolo tecnico che è per l'attuazione del decreto ministeriale 70 e quindi poi può diventare effettivo. Quindi attualmente le bocce sono abbastanza ferme, chiaro? Però si potrebbe, adesso vediamo, speriamo che la situazione migliori. Ed entro aprile vediamo se riesco ad avere un incontro con cui voi potete parlare con il segretario del ministro. Questo vi posso dire. Ma questi li vedi aperti alle istanze, Guarda, questi? allora, l'attuale Ministero della Salute sta ascoltando molto, gli altri non ti ricevevano manco. Questo qua sembra piuttosto di buona volontà perché già ci ha incontrato 3 volte. E comunque qualcosa è stato fatto, ecco. Io posso giudicare solo dai risultati, non posso giudicare diciamo, dalle chiacchiere. E devo dire che attualmente al Ministero della Sanità c'è gente disposta ad ascoltare, il che già per me è tanto. Comunque effettivamente o qui si riesce a effettuare un vero cambiamento e si motivano le persone e si mettono sull'attenti e si fanno ribellare. Effettivamente le cose sono destinate ad andare di male in peggio. È così. Ok, penso che ci siamo detti tutto. Io mi stanno bombardando di telefonate, dovrei anche Va rispondere. bene, Don Francesco. Alla prossima, quando Ci organizzerai, siamo più aggiorniamo a pronti. tempi migliori per adesso. D'accordo, Va grazie, bene. ciao. Ok, ciao, Don Francesco. Grazie. Ciao.